Buonasera, si dice che la notte porti consiglio, ma credo che in pochi dei presenti abbiano dormito. Elaborato il risultato elettorale, ora gli occhi della politica sono puntati sulle preferenze, dalle quali poi dipendono gli equilibri interni a forze politiche e, e liste. Ma eh, al di là dei numeri eh, dei voti che hanno preso eh, i candidati, eh, c'è grande attenzione per i futuri scenari. E una volta. Eh, che sarà arrivata la comunicazione degli interni. La reggenza avrà 48 ore eh, per consegnare il mandato esplorativo alla DC che poi avvierà le consultazioni per formare un nuovo governo e allora tra poco cercheremo di capire eh, chi ha preso più voti, chi entra, chi esce, ma eh, andiamo subito a Palazzo dove eh, c'è per noi Luca Salvatore, dovrebbe essere già in collegamento, carino, e per aggiornarci carino. sugli ultimi dati, eh? quelli ufficiali. C'è Luca? Sì, 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 Monica, Eccolo qua. Sì, Ciao Monica. Luca, Monica. buonasera. Buonasera Monica e buonasera eh, allo studio. Sì, qui ci troviamo qua di fronte all'ingresso della Sala del Consiglio Grande e Generale dove l'ufficio elettorale centrale sta completando lo scrutinio eh, dei voti per poi capire eh, quali saranno gli eletti, quali saranno i 60 eletti in Consiglio Grande e Generale. Bene, le sezioni sono 49 e si è arrivati allo scrutinio della sezione numero 34. Quindi i dati ovviamente sono ancora uh, parziali eh, non definitivi sono magari, suscettibili mh. di cambiamenti eh, però vi potrei intanto dare così un aggiornamento su quelli che sarebbero virtualmente gli eletti eh, diciamo con questo scrutinio quindi 34 sezioni eh, su oh, 90 Uh, velocemente, partiamo da Motus Liberi, Motus Liberi mh, che ha ottenuto quattro seggi. Uh, in questo momento oh, il, uh, il più votato è Fabio Righi, secondo Carlotta uh, Andruccioli, poi uh, Micaela uh, pelliccioni e Mirko Dolcini al quinto posto oh, ci sarebbe Gaetano Troina, in questo momento vicinissimo al, al quarto. Ovviamente sono risultati che sono sono suscettibili di cambiamenti, lo ripetiamo l'ennesima volta, non sono definitivi. Per quel che riguarda Rete, che ha ottenuto 11 seggi, allora il più votato è stato Gianmatteo Zeppa, poi Elena Tonnini,